Paola, quanti sono i giovani che collaborano a Radio Zammu? Diciamo che il gruppo si è allargato anche con il passaggio da web streaming all'FM, più o meno siamo, volendo quantificare, una trentina. Ad ogni modo le porte di Radio Zammu credo siano sempre aperte a nuove collaborazioni. E innanzitutto, quali sono i canali, possiamo spiegarlo. C'è un programma quotidiano che va in onda dal lunedì al venerdì, si tratta di Campus, e proprio lo slogan del programma è Porte aperte agli studenti, va in onda dalle 4 alle 5, dal lunedì al venerdì, e tutti gli studenti delle varie facoltà sono invitati a partecipare di giorno in giorno. Si può controllare questo sul nostro sito, intervistiamo, chiacchieriamo studenti di facoltà differenti, questo è un modo. Ma poi, insomma, basta bussare all'aula 24 della facoltà qui al Monastero dei Benedettini e partecipare alle nostre riunioni, rendersi disponibili, insomma c'è sempre, credo, un posto, qualcosa da fare. Ringraziamo voi di Radio Zammu per l'ospitalità di questa giornata e di questa puntata. Ci salutiamo, ma prima lascio la parola a Carmelo perché c'è qualcosa che lui deve lanciare. Prego. E adesso vi lascio al noto fantasista Mago Philip, che ci dimostrerà, innalzando le coscienze, che le carte non sono solo un volgare strumento di gioco, ma possono essere anche uno straordinario viaggio metafisico. Alla prossima puntata. Thank you.
Universo Università ringrazia. Bollettino d'Ateneo www.bda.unict.it. Medspin, Consorzio Mediterraneo Universitario.